Maradona il derby lo è andato a vedere in Range Rover, ma prima di accomodarsi in tribuna, di rigore, in veste di capitano, la visita negli spogliatoi. Ma Diego ci è stato molto vicino, soprattutto ci ha caricato come sempre, sapevamo dell'importanza di questa partita e difatti se ne abbiamo risentito nel primo tempo. Poi con la sua compagna, Diego in tribuna tra la folla, occhi al campo e orecchi per le inseguitrici. Il derby perde un protagonista ma guadagna un primato di presenze, addirittura 11 i calciatori campani in campo. La maglia di Diego è sulle spalle di Muro. La maglia numero 10 pesa, Muro? Sì, molto, anche perché poi è da un grande calciatore, ecco. Oggi l'ho indossato io per solo una giornata, domenica la do volentieri a lui. L'Avellino è decimato, più del Napoli, a uomini contati e quindi rinuncia al gioco. Pensa solo a difendersi e a guadagnare un possibile 0-0. Per tutto il primo tempo ci riesce, gioca d'anticipo, opera un forsennato pressing e cerca in tutti i modi di fermare i determinati napoletani. Poi perde anche Dirceu, ma non rinuncia al gioco maschio, rinserrandosi nella propria area dove dentro e fuori accade di tutto, proprio di tutto. Si susseguono le ammonizioni, ma il risultato non cambia, neppure con Bagni spinto in avanti, quasi a sostituire Diego con licenza di tirare a rete. Di Leo si trasforma in libero e guardate cosa è costretto a fare pur di non prendere gol. Garella guarda quasi divertito. L'unica volta che l'Avellino riesce a rompere l'assedio azzurro, la mezza rovesciata di Schachner non trova pronto Casale. Il tecnico brasiliano non è proprio felice, forse perché già prevede cosa potrà accadere nei secondi 45 minuti, che puntualmente trasformano il Napoli. Esce anche Benedetti e debutta in Serie A il 17enne Cerbone da Pomigliano d'Arco. Il gol, come si dice, è nell'aria ed è lo stesso Bagni, che si era fatto stoppare il pallone dal dinamico di Leo, a fare capitolare la difesa irpina. Esulta naturalmente il nazionale, esultano i suoi compagni, gioisce in tribuna Maradona, che il nostro operatore è andato a cercare con lo zoom. 1-0 quindi e tutto è perduto, pensa Ferroni. Forse dimentica che, già ammonito, potrebbe essere espulso. Cartellino rosso e si gioca in 10. Straripa il Napoli e giocano tutti bene, da Volpicina a Muro, a Caffarelli a Renica, che recita un ruolo quasi inedito, sostituito estemporaneamente da Ferrario Libero. L'unica parata di Garella è questa, quasi un invito ad esibirsi in presa aerea, plasticamente. La gentilezza è di Schachner. De Napoli vorrebbe segnare il gol dell'ex, ma Di Leo cerca in tutte le maniere di vanificare il suo disegno. Ed allora lo punisce Carnorale, che segnerà una doppietta come contro l'Empoli. Sempre più libero Di Leo, sempre più pressante il Napoli, che con Muro costruisce la palla d'oro per il centravanti azzurro. Potrebbe segnare altri tre gol la squadra di Bianchi, ma guardate come manca le occasioni. Una prima volta così e una seconda volta in quest'altra maniera. Tra Bagni e Amodio c'è un dialogo espressivo, amichevole, molto amichevole.